Putin va alle elezioni presidenziali. Che notizia! Non ce lo aspettavamo, veramente. Uno dopo più di 20 anni di potere ancora vuole governare. Ah no, lui vuole cambiare la qualità della vita del suo popolo. Però in che modo? Io sono Katia Nesterenko, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ora cerchiamo di capirlo insieme. Ufficialmente Putin ancora non ha dichiarato che è pronto a candidarsi, però tutto in Russia indica che la campagna elettorale è partita. Il dittatore russo potrebbe dare la notizia della sua candidatura a novembre durante la mostra dei suoi successi, il Forum Mostra Russia, così dicono fonti delle agenzie russe Kommersant e RBK. Si sa anche con quale programma si candiderà. Allora, come riferisce Kommersant, la retorica di Putin si baserà sulla tesi già nota, che ci sono nemici ovunque e dobbiamo mobilitarci contro di loro. Da, da, da. Verrà inoltre posto l'accento sulle idee che la Russia è una civiltà separata, è una famiglia di famiglie in cui i valori tradizionali sono di grande importanza. Non è un segreto che lo stesso Putin è ufficialmente divorziato e nasconde i suoi figli al pubblico. Ma le figlie di Putin, una ha vissuto in Occidente, brutto e cattivo, e poi è tornata in Russia. Si sa anche che si è separata da suo marito dopo aver diviso il terreno e la casa nei Paesi Bassi. I doppi standard russi sono come quell'anima misteriosa di Dostoevskij che ancora non si cancella dalla cultura civile europea. E con tutti questi valori, Putin si presenta come candidato alla presidenza. Fa ridere? Tra le lacrime, sì. Soprattutto quelli che votano per lui. Questi qua, per esempio. Я предлагаю вернуть базы на Кубу. И не одну, а две-три. Вот тогда будет мир. Выбора нет. Кажется, пора вернуть Аляску России. Наши корабли должны патрулировать все берега Америки. Тогда я буду спать спокойно, и не только я. Zeta fedeli sono talmente fedeli al regime che a volte non nascondono le loro vere facce, come qua ad esempio. Non è la svastica nazista. Amare Putin, l'URSS e il comunismo ortodosso, questa oramai è la nuova realtà russa, consolidare la società nella lotta contro l'Occidente. Questo è il concetto per la prossima scadenza presidenziale di Putin per il suo paese che diventa sempre più isolato. Cioè, cari russi, preparatevi. Al dittatore serve il potere e la guerra. Come vivrete voi non sono i fatti miei. Sicuramente sarete più poveri perché avete contro di voi tutto l'Occidente. Allora bisogna che vi rassegnate a subire ancora un po'. Caput! Una prospettiva per la Federazione Russa che assomiglia più a tempi bui. Questi tempi Putin le porta anche in Ucraina, nei territori che lui chiama le regioni nuove. Dove non sono riusciti ad arrivare i soldati di Putin, lui manda i razzi, come qua, nella regione di Kharkiv, a Grozha. Un attacco missilistico su un negozio di alimentari. Sono morte 53 persone, compresa una bambina di 6 anni. Come vi sembra? Dove sono i valori della famiglia in questo caso? Da nessuna parte. C'è solo un altro attacco terroristico disgustoso, una minaccia. O mi date le vostre terre e la vostra gente o vi ucciderò. A Mosca la propaganda strilla su come sta combattendo per i valori russi e come gli ucraini in occupazione sono felici di essere occupati. Ma parlando con la gente semplice si può capire che con l'arrivo dei russi la vita nei territori occupati solo è peggiorata. Questa signora è rimasta senza casa a Mariupol perché i razzi russi l'hanno distrutta. Però gli occupanti hanno promesso un compenso per la ricostruzione, 100.000 rubli.
дали 100 тысяч, а что толку? Надо веранду это заваливать. Чисто, что 100 тысяч? Стиралка и холодильник. 100 тысяч, 100 тысяч, что такое? Да. И говорят, бабушка, это на дом. Quanto sarebbe? $1,000, un po' meno di 1000 euro per una casa distrutta. Questo video non andrà in onda sui canali russi, e i russi non faranno vedere come la stessa donna racconta dei prezzi e del cibo che poteva comprare prima. АТБшка дешевле, колбаска каждый день была. А сейчас нет, я не пробую. Putin e la sua propaganda per anni ha raccontato quanto è bello vivere in Russia e come sono pezzenti i poveri ucraini. Ovviamente l'Ucraina non aveva un livello economico altissimo, ma le parole di questa donna di Mariupol fanno capire chiaramente che lei viveva meglio in Ucraina. Però la TV russa continua la sua balalaika. Non ci sono i soldi? Non puoi comprare la carne? Mastica la propaganda e vota per i valori di Putin. Ovviamente al Cremlino sanno che la gente non è contenta. Per chiudere le bocche, Putin proclama la lotta ai partigiani. Хочу особо подчеркнуть. Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье. Uccidere e tenere tutti sotto pressione. Questo è il programma reale di Putin. I suoi servi armeggiano sulle antenne delle telecomunicazioni dicendo che stanno cambiando provider, ma in realtà bloccano la connessione e installano l'attrezzatura per spiare, come qua, zona centrale, via Grushevskogo, Mariupol. E per completare il quadro e portare il mondo russo nelle teste ucraine è partita l'azione che si chiama Mondo Russo. Che nome originale, no? Programma Ruski Mir. Gli occupanti portano alla gente antenne paraboliche per ricevere le trasmissioni della TV russa e bloccare le notizie dall'Ucraina. Un modo semplice per far credere come si vive bene. Dopo aver guardato la TV puoi andare a fare sport se trovi uno stadio che non sia ancora stato distrutto dalla Russia. Queste immagini sono sempre da Mariupol. Come dicono loro, Mariupol liberata. I valori della famiglia? La grande anima russa? Farò ancora un esempio per mostrare chi sono quelli che votano per il dittatore. Questa donna è ucraina, vive in Ucraina, nel territorio occupato. Lei fa teatro da una vita e per mostrare la sua posizione dopo l'occupazione russa ha iniziato a girare video nei social. Українка, я гордість моя, гори і поля. Ecco cosa le scrivono i cosiddetti fratelli slavi, cioè i russi. Hanno promesso di picchiarla, spezzarle la spina dorsale e lanciare una granata attraverso la finestra. Per ora questa donna è stata multata di 77.000 rubli, quasi come la somma di compenso per la casa distrutta della signora da Mariupol. Elezioni? Solo una burocrazia costosa, niente di più. Così ha commentato Peskov, il portavoce di Putin, le future elezioni presidenziali. Nell'intervista a The New York Times, Peskov non nasconde, le elezioni sono solo una procedura formale per lo zar. Le nostre elezioni presidenziali non sono veramente democrazia, sono costose burocrazie. Putin sarà rieletto l'anno prossimo con oltre il 90% dei voti. Ups! Cioè, il portavoce ha ammesso che la Russia non elegge uno zaretto, la Russia sostiene uno zaretto. Dopo l'intervista a New York Times, Peskov ovviamente ha preso qualche botta o schiaffo, come si fa nell'impero, ed ha accusato i giornalisti. Non avete capito bene cosa intendevo a dire. Sembra così, ma non lo è.
Per quanto riguarda il fatto che Putin sarà eletto, ne sono personalmente fiducioso in base al livello di consolidamento della società attorno a Putin. Sì, è corretto. Per il resto c'è stata una domanda sulle elezioni e la risposta è stata che, sebbene le elezioni siano un requisito della democrazia e lo stesso Putin abbia deciso di tenerle, in teoria non è nemmeno necessario che si tengano, perché è già ovvio che Putin sarà eletto. Questa è la mia opinione assolutamente personale. Beh, l'hanno distorto in questo modo. Ma vi rendete conto? Qualsiasi cosa che esce dalle bocche russe stupisce il mondo. E loro la chiamano distorsione. Ma i Z fedeli inghiottono e votano per lo zar. Come no se l'Occidente è cattivo e non vuole capire quell'anima misteriosa dell'impero? A Groza, al momento dell'attacco, come si sa, si svolgeva il funerale di uno dei noti neonazisti di alto livello. E ovviamente partecipavano tanti suoi complici neonazisti. Non per caso nelle foto sui social dopo l'attacco si vede che tutti i corpi sono di uomini da ruolare. Abbiamo già avuto a che fare con casi come questo, più di una volta. Il regime di Kiev piangeva per i morti negli alberghi, nei bar, nei negozi, eccetera. E poi c'erano i necrologi con i mercenari stranieri. Coincidenze strane, ecco. Non escludiamo che così sarà anche nel caso di Groza. Nebenzia all'ONU legge quello che il Cremlino gli ha scritto. In realtà a Groza abitano 600 persone. Il razzo russo ha ucciso un quinto del villaggio. Sì, c'era un funerale di un soldato deceduto. Suo figlio voleva spostare la tomba e per questo ha organizzato la cerimonia in sua memoria, ma è morto lì anche lui, dopo essere sopravvissuto al fronte. Ormai tutti loro sono già nei sacchi bianchi, mentre i parenti li chiamano. Ma per la Russia erano neonazisti, quelli che non votano per lui, per Putin. E per giustificare l'atto terroristico che li ha uccisi, Nebenzia racconta all'ONU un'altra favola e nega la realtà. Dopo le zanzare velenose da battaglia e i laboratori biologici in Ucraina, mancava solo il regime neonazista di Kiev. Nebenzia può ripetere anche mille volte le cose che dice Putin, ma la risposta agli occupanti russi sarà sempre la stessa. Andatevene a casa vostra. Tra noi c'è un oceano di differenza tra quelli che combattono per il futuro e votano per il pseudo passato impero sovietico. Ура! Путин! Путин президент мира! Ура! Правильно! Да, 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 да! Questa balalaica cambierà musica. Prima o poi sì. Sui territori ucraini occupati, di sicuro.